Buongiorno, sono appena tornata, anzi in realtà sono appena uscita dalla doccia, però in generale sono appena tornata dal mio allenamento quotidiano che faccio la mattina, il sabato e la domenica e vabbè di settimana quando riesco di pomeriggio. È uscita questa settimana la fitness routine, infatti non avevo intenzione di iniziare il vlog adesso, ma volevo dirvi questa cosa e mi è venuta in mente, ho acceso, ho detto ma sì. Sopporteranno di vedermi con i capelli ancora bagnati. Comunque, questa settimana è uscita la fitness routine e in tantissime mi avete, cioè vi siete spaventate o comunque vi siete preoccupate del fatto che vada a camminare in posti isolati. In realtà non è assolutamente un posto isolato quello dove vado a camminare, è una pista ciclabile dove è pieno di gente così, cioè è pieno di ciclisti, è pieno di persone che corrono, di persone che camminano, ci sono anche i vecchietti che fanno le passeggiate mano nella mano, quindi assolutamente non vi preoccupate, anzi io cerco di andarci così presto la mattina perché se no da una certa ora in poi o anche quando vado il pomeriggio c'è il delirio di gente e soprattutto ci sono i ciclisti che ti arrivano da tutte le parti e io non li sento arrivare con la musica, quindi sono sempre un po' preoccupata ad andarci quando c'è tanta gente. E tra l'altro, il giorno che ho registrato il video, li ho fermati dei ciclisti, cioè gli ho proprio chiesto se potevano aspettare 2 minuti che facevo le riprese, perché sennò avreste visto me e 1000 ciclisti che passavano di lì. Prima di fare la doccia, tra l'altro, oggi ho voluto provare, i fanghi della Geomar, quelli che ci mettono un casino di tempo ad assorbirsi. In sostanza questi qua che sono il fango d'argilla oceanica, quindi i fanghi classici, che di settimana non ho mai tempo di farmeli. Visto che la Geomar mi ha chiesto di fare dei video per loro, adesso sto provando le varie combinazioni di prodotti per poi sapere cosa dirvi e sì, con i prodotti proprio che vi avevo già fatto vedere nel vlog della settimana scorsa, se non sbaglio, e che appunto sto iniziando a testare. Quindi oggi sono andata di fanghi, ora devo solo magari provare a mettere anche il gel. Se ho voglia, quello drenante, e poi mi asciugo i capelli e magari mi do una sistemata alla faccia. Oggi colazione con latte e cereali. In realtà questo qui è il muesli con tutti questi super pezzettoni di mela. Io a volte ci metto dentro le mani e lo mangio anche così. Non so se lo fate anche voi, ma nel senso che mi piace troppo perché ha tutta la frutta candita, poi ha questi super pezzettoni di mela. E questo qui è quello della Vitalis, muesli croccante mix di frutta e appunto c'è mirtilli rossi, uvetta e mela. C'è il tempo che è super pazzerello ultimamente, era venuto il sole, il caldo, sembrava di stare tipo a luglio, di essere completamente in estate e adesso invece è di nuovo freddo, tipo questa settimana ho dovuto di nuovo tirar fuori il Kolmar perché sennò la mattina si congelava, ma della serie proprio di congelarsi, eh. Non che faceva un pochettino freddo, c'era proprio il gelo, quindi ho dovuto addirittura mettermi il Kolmar. Vabbè, pazienza. Allora, sono pronta e adesso si esce. La prima commissione da fare, stranamente, non sarà la posta, anche se in realtà devo passarci. Infatti, mi stavo dimenticando una cosa fondamentale. E la prima commissione che devo fare è assolutamente andare in tabacchino. Perché stanotte praticamente ho fatto un sogno stranissimo e io non ho mai giocato all'otto o cose del genere, in realtà non so neanche come si faccia a giocarci, però appunto stanotte ho fatto un sogno stranissimo e anche abbastanza angosciante, quindi non starò a raccontarvelo perché potrei deprimervi. E comunque ho fatto un sogno con dei numeri e quindi ho sempre sentito dire che quando si sognano dei numeri bisogna andarli a giocare all'otto, perciò stamattina appena mi sono svegliata, ancora prima di andare a camminare, ho cercato su internet come si fa a giocare all'otto, quali sono le regole, dove bisogna andare. Perciò ho capito che devo andare in tabacchino, cosa fondamentale. E proveremo a giocare all'otto lì. Vabbè, vediamo, alla fine giocherò 1 euro, 2 euro, non di più. Non ho neanche capito bene su che ruota vanno giocati, è tutta una cosa abbastanza complicata. Però voglio provare a giocarli e vabbè, perché so già, cioè, che succederebbe così, cioè se non andassi a giocarli sicuramente verrebbero estratti quei numeri che ho sognato. Ok, ho giocato, qui ci sono le due schedine, non so perché me ne ha date due, perché in realtà sono entrata in tabacchino e ho detto alla signora, che è quella del tabacchino che ormai conosco, tra l'altro da Elvira. Quindi sono entrata da lei e le ho detto: senti, devo giocare questi numeri, puoi fare qualcosa tu? E lei ha detto: tranquilla, ci penso io. E ha giocato. Adesso vedo di non perderli perché con la mia fortuna rimetto
mettiamoli nel portafoglio. E comunque, mentre stavo uscendo di casa, mi è presa l'allergia fulminante, vi giuro, non ne avevo mai avuta nessuno di questi giorni. E adesso, invece, ogni volta che esco dalla macchina inizio a starnutire. Perciò, preparatevi. Adesso sono venuta in centro, quindi preparatevi a sentirmi starnutire ogni 2 minuti. Ho quasi anche finito il pacchettino di fazzoletti che ho dietro in borsa ogni tanto di scorta, ma non pensavo neanche di doverlo usare, vi giuro, oggi è incredibile. E ho sentito mio papà, mi ha detto che anche lui è da stamattina che ne sta soffrendo tantissimo, mentre non ne aveva avuta finora. Speriamo in bene di riuscire a sopravvivere, perché in realtà non devo andare a fare chissà che. Voglio andare da Telly, che ho stalkerato per settimane perché cercavo il costume, quello solito che ormai me l'avete sentito nominare 1000 volte, e mi ha detto che gli erano arrivati la settimana scorsa, di ripassare questa settimana, ma non avevo ancora mai avuto tempo. Quindi voglio andare lì, poi voglio andare da Alcott, perché l'anno scorso, quando sono rimasta a vivere da sola a casa, devo aver fatto dei disastri, presa dall'enfasi di sistemare tutto, e ho buttato via un sacco di cose. Comunque non trovo più tantissime magliette estive. Praticamente me ne sono rimaste in tutto 3 o 4, quindi ho deciso di andare a vedere da Alcott, di trovarne magari qualcuna nuova, un po' carina. Sapete che io le uso tanto, magliettina e giacca sopra per andare in ufficio, ma anche per il tempo libero, quindi volevo trovare un po' di quelle cosine. E poi volevo passare da Sephora per prendere l'eyeliner di Givenchy, quello che mi vedete usare sempre nei tutorial, perché l'ho terminato. Ah, qui è vero, devo farvi vedere dove lavorerò domani. Adesso si vede malissimo, però è il padiglione dove lavorerò domani, e dentro ci sono tutti i libri. Hanno proprio allestito i vari stand, le varie librerie di Aosta. Qui non si vede perché c'è tutta la gente davanti, però hanno allestito praticamente una sorta di campo da calcio per fare lo sport per, diciamo, i diversamente abili. Comunque è un'iniziativa che fanno ogni anno molto carina. Purtroppo quello che volevo io non c'è, però ne ho adocchiati altri due carini. Questo mi sembra molto bello, molto da barca. Di questo invece mi piace la fantasia, ma mi convince un pochettino meno il modello. Poi vabbè, questa cosa qui non riesco a capire se mi sta giusto, ora me la faccio togliere. Purtroppo non sono riuscita a trovare il costume che volevo, non so perché qui da me non è arrivato. Guarderò anche sul sito. Se voi per caso l'avete visto sul sito, il solito, che vi dico da settimane, fatemelo sapere. Alla fine ne ho presi due lo stesso, e la cosa che non mi piace è che comunque è prevista la vendita dei pezzi separati, e qui invece ti obbligano a comprarli tutti e due. Io in ogni caso li utilizzerò lo stesso, perché comunque mi sembravano comodi e mi sembrava che mi stessero bene. Ho evitato di farvelo vedere perché mi vergognavo in realtà a mettermi così, vabbè. Però li ho presi tutti, cioè ho dovuto prenderlo unito. In tutto ho speso 34 euro, quindi non tanto. E adesso sono passata solo a salutare la mia amica e sto andando da The Zenis, perché voglio andare sia da Alcott che da The Zenis. E tra l'altro, ormai lo sapete, di fronte a The Zenis c'è Sephora, quindi tutto calcolato. Stamattina c'è un sacco di movimento qua, tra la partita di calcetto, appunto quella che vi ho fatto vedere, le Mo, è pieno di gente, poi c'è gente che suona, è bellissimo, sembra il periodo della fiera, quando d'inverno c'è la fiera, è pieno pieno di gente. Sono dovuta tornare di corsa alla macchina perché l'allergia mi stava di nuovo colpendo in un modo allucinante. Adesso, prima di tornare a casa, ho deciso di fermarmi da OVS, e più che altro perché dove c'è l'OVS c'è Limoni, la profumeria, e quindi volevo provare a prendere l'eyeliner di Maybelline, visto che non sono riuscita ad entrare da Sephora. Ho proprio iniziato a starnutire a ripetizione. Ho detto ok, torna alla macchina perché sennò finisce come stamattina. E per di più, da Alcott e da The Zenis, dove sono riuscita ad entrare prima che l'allergia fulminante mi colpisse, non c'era niente di che, niente che mi attirasse. Da The Zenis carini i costumi, però ho detto ne hai appena presi due, Chiara. Cosa fondamentale da fare subito, proprio senza neanche togliermi le scarpe, devo mettere via le tesserine, quelle che mi hanno dato in tabacchino, perché sennò rischio stasera di non trovarle più. Le mettiamo nel comodino qua vicino al letto. Quindi, ladri di tesserine del lotto, sappiate che io le tengo nel comodino vicino al letto. Sono arrivata a casa tardissimo alla fine perché ho incontrato tipo 4 o 5 matrimoni, e addirittura di uno c'era praticamente la sposa, che stava salendo su una carrozza con due cavalli davanti, che è stata una cosa proprio da favola, da sogno. E penso che in questo periodo comunque
Ne incontrerò tantissimi di matrimoni. Anche ieri, se non sbaglio, tornavo da lavoro e ce n'era uno che mi ha fatto strano perché era venerdì pomeriggio. Ho detto: figurati se si sposano di venerdì pomeriggio. Però in realtà sono d'accordo col fatto di sposarsi in questa stagione. Cioè, se io mai mi dovessi sposare, che è una cosa che in realtà non ho mai più di tanto contemplato, però penso che se mi dovessi sposare, sceglierei anch'io il mese di maggio o comunque i primi di giugno. Perché poi più in là ho idea che faccia troppo caldo e tipo l'idea di stare con l'abito da sposa e tutto comunque grande, ingombrante e quel caldo assurdo non lo so, mi fa un po' paura e quindi penso che anch'io sceglierei questa stagione, ma vi giuro, quella carrozza con i cavalli è vero che ha creato una coda incredibile, ma era qualcosa di stupendo. Sono super affamata perché sono quasi le 2, come sempre il sabato non riesco a mangiare a un orario decente. Comunque farò un pranzetto light. Voglio farmi dei sandwich con questo pane e tonno, mozzarella e insalata. Ecco fatto, cioè più sono cicciosi più mi piacciono. Comunque in realtà potete anche riempirli meno. Sono io che sono ingorda di tutte e tre queste cose. Adoro l'insalata, adoro la mozzarella e adoro il tonno. Quindi li riempio come se fosse... Cioè, è assurdo, è più grande della mia bocca praticamente questo. Non so come farò a mangiarlo, però più sono grandi più mi piacciono. Oggi mi sa che mi passo il pomeriggio qui sotto, fa un sacco di eco questo posto. In realtà è la mia taverna, anzi il mio pseudo bungalow dove butto di tutto. Non l'avete forse mai visto, non l'avete visto più di tanto, perché da quando ho iniziato a vloggare iniziava a fare freddo. E qui sotto avevamo fatto la predisposizione per i termosifoni, ma non li abbiamo mai del tutto installati, quindi qui sotto rimane freddo, perciò è un posto dove d'inverno vengo pochissimo. Oggi però volevo fare un attimo il punto della situazione e cercare di capire che cosa effettivamente mi è rimasto dall'anno scorso, perché qui tengo i vestiti. Dentro a queste ceste, che sono tantissime, lo so, però ci sono anche vestiti invernali. Qui vabbè ci sono le giacche invernali, non c'entra niente, ma qui sotto ci sono i miei scatoloni con i vari vestiti e due o tre dovrebbero avere dentro vestiti di questo periodo, quindi estivi. Perché appunto l'anno scorso quando sono rimasta qui a casa da sola ho iniziato a fare una super pulizia qua sotto, anche per dividere bene le cose e non rischiare di tenermi qua cose che potevano servire a Francesco. E quindi non lo so, forse alla fine ho dato via delle cose che mi servivano o comunque non trovo più, ma non trovo più proprio la cesta delle mie cose estive. Pensavo di averla sotto il letto e invece no, le cose sotto il letto sono boh, più o meno autunnali, ma non di questa stagione. Quindi mi sa che mi tocca ribaltare tutto oggi e cercare. Qualcosina sto iniziando a trovarla. Questo per esempio è il mio vestito lungo estivo, questo qua è l'altro lungo sempre estivo. Qui c'è l'ultimo lungo estivo, quindi qualcosina c'è. È incredibile come le scarpe si trovino invece dappertutto, che siano estive, invernali, sono ovunque. Ho davvero troppe scarpe, non ne devo più comprare. Sì, ho trovato anche i miei mitici pantaloncini di Telly, questi qui sono comodissimi, sono un po' corti, vanno bene per andarci in giro nel tempo libero o in spiaggia. Però sono bellissimi perché hanno tutte queste applicazioni, questi strass. Per fortuna qualcosina sono riuscita a trovarlo, meno male perché, ma in effetti era impossibile che avessi buttato via tutte quelle cose, cioè. E infatti devo dire che c'era quasi tutto. Mi sa che la prossima settimana, oggi no perché ormai è tardissimo, però la prossima settimana mi toccherà fare il cambio degli armadi o comunque trovare il tempo per iniziare a sostituire i vestiti. Anche perché continuo a mettere sempre le stesse cose a rotazione. Perché ormai nell'armadio mi sono rimaste pochissime cose leggere, tutto il resto è super pesante e quindi sto continuando a vestirmi con le stesse cose e a ruotare pian piano, quindi le lavo e le rimetto, però avendocene lì tante mi piace cambiare, cioè ne vale la pena. Ovviamente mini merendina, questa qui è la barrettina al cioccolato, al latte e cereali, quella della Kellogg's. Bisogna farci attenzione a queste barrettine perché praticamente ci sono sia quelle al cioccolato al latte che quelle al cioccolato fondente. E tipo per le persone come me che sono allergiche al nichel, il cioccolato fondente è devastante anche se qui ci sono proprio solo delle piccole goccioline. Quindi l'altra volta che le ho comprate alla fine le ho portate in ufficio e le ho date alla mia collega perché non riuscivo a mangiarle, ne ho mangiata una e mi è venuto un mal di stomaco allucinante. No, di nuovo si è messo a dormire nei vestiti. Sì, lo so, sono completamente disordinati, ma il mio intento era quello di tirarli fuori per poi sistemarli. Invece ci si è messo dentro lui a dormire. E proprio non fa una piega, eh.
No, non voglio svegliare. No, in realtà ha aperto gli occhi. Non volevo svegliarlo, ma ci sono riuscita. Ma in ogni caso fa finta di non esserci. Mi sento già stanca e la serata non è neanche ancora iniziata. Ora voglio struccarmi e magari mi faccio una maschera viso, poi mi risistemo il trucco, mi cambio, vado a mangiare dai miei genitori perché è tornato mio fratello, in realtà si ferma solo fino, cioè si ferma solo oggi ancora e poi riparte domani e si fermerà a lungo, poi a luglio. Quindi in realtà vado a salutarlo, so che lui poi andrà a dormire presto perché domani parte. E io ho appuntamento con alcuni amici, quindi li raggiungerò dopo cena, giusto il tempo, insomma, di salutarlo e di stare un po' con lui prima che riparta. Perciò sì, adesso devo scegliere l'outfit. Il tempo fa schifo, però in realtà avevo in mente di mettere un vestitino. Non so se rischiare lo stesso e metterlo ugualmente. Penso che potevate indovinarlo che maschera avrei scelto di fare. Come al solito quella al miele, la amo, in questo periodo veramente ho la fissa. Niente, è impossibile, non so perché deve fare così freddo, è un'ora che faccio le prove fuori perché volevo mettere questo vestito. Volevo mettere questo vestitino di OVS che io trovo bellissimo, è fatto di jeans con tutti i pois bianchi, quindi è molto carino. E volevo mettere sotto le super color, no? Andare proprio così a gambe nude. Ma fa veramente un freddo incredibile, cioè ho provato 14 volte, sono stata anche fuori con la giacchettina di jeans perché ho detto al massimo mi metto quella se proprio non riesco a stare solo con il vestito, ma è impossibile. Ho la pelle d'oca, sì, Nio. Ho proprio la pelle d'oca perché fa veramente freddissimo, non si è ancora messo a piovere, ma se ho freddo alle 6 di pomeriggio, figuriamoci dopo cena. Quando tipo viene buio, muoio. Adesso scelgo qualcosa sempre di comodo perché volevo fare una. Dato che non dobbiamo fare niente di particolare, volevo fare un outfit comodo, no? Una cosa semplice, però allo stesso tempo un po' carina. Mi sa che alla fine vado di jeans, maglioncino e mi porto anche dietro il Colmar per sicurezza. Questi maglioncini di Stradivarius mi hanno salvato la vita all'inizio della primavera e continuano anche adesso. Secondo me mi salveranno anche in estate. Ottimo, ottimo acquisto. Adesso mi metto magari un paio di orecchini carini, prendo la borsa e corro dai miei genitori perché alla fine a forza di fare avanti e indietro e ho 800 prove per nessun motivo poi perché non dovevo fare nulla. Comunque alla fine sono in ritardo. Mini antipastino, qui ci sono dei mini toast e qui è focaccia con le olive e poi sono caldi quindi buonissimi. Me ne mangio subito uno. Steggia, pasticcini e lo sapete ormai che questi li amo con la crema pasticcera, non ve lo dirò più. E amo anche i cannoncini perché hanno la crema pasticcera. La taccia, l'allergia non ha smesso un attimo, non mi ha dato tregua. Praticamente avrò fatto fuori almeno un pacchetto, anzi due pacchetti di fazzoletti tutti. E mi sentivo stanca, ma perché mi rintontisce tantissimo. Da che sono entrata in casa, sarà passata una mezz'oretta, non ho più niente. Cioè, anche la voce è perfetta. Sono stata in giro tutto il tempo, da come sono uscita a quando sono rientrata con una cosa devastante. Comunque, adesso prima di struccarmi sono troppo curiosa di vedere l'estrazione del lotto. Dobbiamo assolutamente vedere se ho vinto. Tu solo quello potrebbe migliorare la serata, solo vero, Nio. Solo sapere quello ci potrebbe migliorare un pochettino la serata. Qui i numerini, prendiamo l'iPad. Avevo giocato l'1,13 e l'80, 6 euro e 1 euro, non so perché, ma me l'ha fatto lei. Allora, ovviamente non è uscito nessun numero. 57, 61, no. Il 2 ovviamente 1000 volte invece che l'1, l'80 neanche proprio a pagarlo e il 13 neanche. Non ho vinto assolutamente niente, ricontrollo, ma non è proprio uscito manco un numero. È uscito tantissime volte il 2, non potevo uscire l'1. Porca miseria, che poi non lo so in realtà, perché se fosse uscito l'1 su tutte quelle ruote, no, direi di no, non sarebbe, cioè, se usciva solo l'1 su tutte le ruote non cambiava niente, comunque. Forse non si può giocare a qualcosa di cui neanche si conoscono le regole, sono stata un po' sprovveduta, però davvero ho sempre sentito dire che quando ti sogni una cosa devi poi giocarla e se ti sogni dei numeri vanno giocati, quindi io ci ho provato almeno. Vabbè, non ci proverò mai più. Esperienza fallita. Chiara, hai vinto al lotto? No, Chiara, non hai vinto. E Chiara, potevi arrivarci? Sì, potevi già arrivarci perché
Conosci a memoria quanto sei fortunata. Uffa, sono veramente triste e delusa. È inutile che mi tengo gli scontrini, li butto via a questo punto. E adesso, come se non bastasse, impiegherò pure una vita a struccarmi perché l'altro giorno ho sbagliato a comprare lo struccante al supermercato. Invece del solito bifasico di L'Oreal, ho preso questo qui che è lo struccante delicato occhi e tipo ci metto una vita per riuscire a togliere il trucco. È difficilissimo con questo. Un'ora dopo, no vabbè, un'ora dopo è esagerato, però ci ho messo veramente tantissimo. Ma meno male che hanno inventato il bifasico, ragazzi. Cioè, dobbiamo ringraziare la persona che ha inventato il bifasico e non comprate mai questo struccante delicato occhi perché vi giuro, brucia gli occhi tipo carta vetro. Infatti, non so se vedete, un po' sarà l'allergia. Un po' lui che comunque ho dovuto sfregare. No, basta, domani devo ricordarmi e devo andarlo a comprare perché lo finirò poi in qualche altro modo, lo userò per struccare il viso, non lo so, ma per gli occhi è impossibile. Secondo me mi ha irritato ancora più del polline praticamente. Un'altra giornata comunque è andata. Da domani inizio a lavorare anch'io al padiglione che vi ho fatto vedere stamattina, però se riesco cerco di vloggare e di portarvi con me almeno per la maggior parte della giornata. Vediamo, insomma. Quindi se riesco ci vediamo domani e intanto vi do la buonanotte. Buonanotte!